Quindi abbiamo visto oggi se un'ancia può essere intonata o stonata e soprattutto in quali casi è bene mettere un'ancia a filo dell'imboccatura oppure un pochino sotto, un pochino sopra. Ed eccomi qua, bentornati, bentornati. È da un po' che non faccio risposte alle vostre domande perché sono stata veramente molto molto impegnata e le giornate sembrano non bastare mai. Se fossero giornate da 40 ore sono sicura che non mi basterebbero neanche. Quindi mi accontento di avere giornate di 24 ore come tutti gli altri e di fare quello che è possibile fare. Però non voglio rimanere indietro rispetto alle domande che mi fate perché ci tengo a darvi una risposta. Quest'oggi rispondo alla domanda che mi fa Paolo Paredi e mi scrive così. Ciao Emanuela, diamo per scontato che l'ancia sia intonata. Quanto deve sporgere dal bocchino, ammesso che lo debba essere? Ciao. Allora, cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Un'ancia, caro Paolo, non è né intonata né stonata. Un'ancia ha un solo compito, che è quello di vibrare. Quando l'ancia vibra, questa vibrazione entra dentro uno strumento, qualsiasi esso sia, e a seconda del materiale dello strumento, della grandezza dello strumento, di quanto è lungo lo strumento, e noi sappiamo che possiamo accorciare o allungare lo strumento quando schiacciamo le chiavi dello strumento, giusto? Quindi a seconda di quanto è lungo il tubo in cui vibra l'ancia, produce un suono che può essere intonato o stonato. Però un'ancia in sé non è né intonata né stonata, perché lei produce una vibrazione e poi saranno fatti del musicista e fatti dello strumento che sia più o meno intonato o stonato. Ok? Quindi un'ancia può suonare o non suonare, può vibrare meglio o vibrare peggio, però onestamente dire che un'ancia sia intonata o stonata non è corretto. Uno strumento stonato esiste? Sì, esistono gli strumenti stonati, possono avere delle note che sono più o meno fuori, poi giustamente ci sono delle cose che sono gestibili dal musicista e ci sono cose che non sono gestibili dal musicista. Facciamo un esempio pratico. Se un La deve essere 440 Hz, cosa significa? Che un La produce 440 vibrazioni al minuto secondo, ok? Quindi 440 Hz è la frequenza di quel suono. Se il La invece di essere 440 è 497, ovviamente lì c'è un problema che il musicista può sicuramente gestire, però diventa difficile perché dovrebbe andare a cambiare l'impostazione in maniera molto massiccia. Quindi strumenti stonati esistono, io ne ho provati alcuni, poi il buon Claudio Rigliano fa sempre il suo lavoro, sistema anche strumenti stonatissimi che quando li vai a riprovare dici ma come cavolo ha fatto? Lo saprà lui come fa? Non lo so. Effettivamente però gli strumenti stonati esistono. Detto questo, il 90% però della responsabilità del fatto che uno strumento sia intonato o stonato dipende dal musicista, perché se il musicista è un musicista attento, un musicista che ha studiato in un determinato modo e che ha dato priorità ad alcune cose, è difficile che possa mai essere stonato. Se un musicista ha studiato un po' alla facilona maniera, se ha studiato un po' così approssimativamente, può succedere che si abbiano dei problemi di intonazione, però quello dipende dal musicista, non dipende dall'ancia, ok? Quindi le ance non sono né intonate né stonate, gli strumenti sono intonati o stonati o i musicisti sono intonati o stonati. La seconda parte della domanda è: quanto deve sporgere dal bocchino ammesso che lo debba essere? Allora, in linea generale le ance devono essere a filo del bordino superiore, quindi quando noi prendiamo l'ancia, la mettiamo davanti a noi, l'ancia deve essere perfettamente giusta. Ve la faccio vedere un attimo. L'ancia, come vedete, è esattamente a filo, ok? Quindi quando io la vado a guardare di fronte a me, vedo quel bordino nero che fuoriesce. La vedete? Ok? Questa è una posizione neutra dell'ancia, corretta. Però c'è da dire una cosa, che quando un'ancia è forte, quindi quando io vado a suonarla e sento una certa resistenza, sarebbe utile provare a spostarla leggermente verso il basso, ma non di centimetri e manco di millimetri, deve essere una cosa proprio
impercettibile. Quindi da così, da questa posizione, la vado a spostare leggermente sotto. Faccio vedere. Così. Un po' di più di prima. Vedete? Si vede di più il bordo. Quindi quando è forte la tiro giù. Ok? Quando è debole, posso provare, certo questo non è che fa miracoli, però può aiutare un po', posso provare a tirarla leggermente su. Vedete? Si vede molto meno il bordino superiore. Questo può essere un buon sistema per far suonare anche più ance. Poi sappiamo anche che c'è un sistema per lavorare le ance, di cui magari vi lascio il link in descrizione a questo video sotto. Va bene? Quindi Paolo, spero di essere stata abbastanza chiara con questo mio video. Quindi abbiamo visto oggi se un'ancia può essere intonata o stonata e soprattutto in quali casi è bene mettere un'ancia a filo dell'imboccatura oppure un pochino sotto, un pochino sopra. Come, quando e perché. Mi raccomando, se avete domande scrivetele sotto ai commenti di qualsiasi video e prima o poi prometto che risponderò a tutti, diventeranno un mini video di risposta. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video di domande e risposte. Ciao ciao!